Un colpo di spugna per chi, pur di restare sul territorio dopo il sisma di ormai 4 anni fa, ha messo mano ai propri risparmi e ha acquistato una nuova abitazione. Il correttivo sull'ordinanza del CAS, il contributo di autonoma sistemazione in attesa del rientro nella propria casa terremotata, taglia il diritto all'aiuto mensile a coloro che proprio dopo il terremoto hanno acquistato un'abitazione per viverci. La modifica del 28 aprile rispetto all'ordinanza della Protezione Civile del novembre 2019, che tra l'altro riconosce nuovamente il CAS a coloro che sono andati in affitto anche fuori regione, ma sempre nelle 4 colpite dal terremoto, sul nodo dell'abitazione a disposizione non fa più distinzione rispetto al fatto se la casa sia stata acquistata prima o dopo il terremoto stesso. Una mazzata, dice Roberto Rossini, residente a Camerino, che ancora attende la ricostruzione della sua abitazione nel centro storico, ancora in zona rossa. Appena il terremoto gli affitti erano altissimi, non si trovavano case, roba di questo genere, e il sottoscritto ha messo mano al suo portafoglio tirando fuori tutti i suoi risparmi per dare un tetto alla propria famiglia. Abbiamo acquistato, d'accordo con la mia famiglia, una casa in periferia di Camerino. Oltre ad aver perso la casa dentro Camerino, abbiamo avuto un'altra perdita, perché non è che ce l'hanno regalata la casa l'abbiamo dovuta pagare. E anche cara. Con questa ordinanza a tutti quelli che anche dopo il terremoto o sono venuti in possesso di un'abitazione vengono a perdere il contributo di autonoma sistemazione. Quello che ancora più è grave è che dice questa ordinanza che lo perde chi è rimasto nello stesso comune o in comune confinante, il che significa che se io avessi acquistato casa a Matelica l'avrei mantenuta, oppure se avessi acquistato casa a Civitanova l'avrei mantenuto. E questo, si tratta di una disparità di trattamento tra chi è rimasto a Camerino a fare sacrifici perché magari è attaccato alla sua terra e tra chi se n'è andato. E vogliono salvaguardare il territorio e aiutare chi è rimasto in queste zone terremotate dove non c'è più nulla. I politici agiscono in questa maniera, secondo me è una cosa che non va bene, cioè si riempiono la bocca di mille cose, però nei fatti dopo cercano di tagliare le gambe ai cittadini che vogliono rimanere.